Buongiorno, oggi 5 novembre, ore 8:30, mi trovo a Rima, Val Sermenza, laterale della Valsesia, partenza per il rifugio Vallè. Per il paese di Rima, 8:30, 1 grado. La giornata è fredda, ma bella. Con la neve che fa da contorno alle montagne, Alpi Vallaracco, 1600 metri. Presenza di una fontana. Alpe Lanciule Inferiore, 1710 metri. Ci sono un paio di abitazioni in cima, uno è il rifugio delle Albensole e l'altro è l'Alpe Superiore. Monte Tagliaferro. Tagliaferro e Cornomud. Val Sermenza, solitaria. Siamo i primi di novembre. C'è nessuno proprio. Adesso c'è un vento fastidioso, anche freddo, però si continua. Bellissima immagine, Tagliaferro e Cornomud. Saliti entrambi, adesso con la neve sono fantastici. La meta è in vista. Orme di uno stambecco. Qua si è arrivato. Qua si è arrivato. Gli ultimi 100 metri sono di neve e ghiaccio. Rocce scivolose, però
turismo Corno Mud Monte Tagliaferro. Qui la via di salita da Rima. Appena lascio il rifugio, un ventaccio da paura, gelido, rimango qui per qualche ora. Monte Tagliaferro è riconoscibile la Leide Vag, la cengia che taglia il monte quasi a metà. Leide Vag, brutta strada. Metri. Lasciata l'Alpe Valle Zo, sto iniziando l'anello per scendere a Rima, dall'altra parte della valle. Bellissimo il rifugio Valle. Eccolo là, in cima. Belletta, molto caratteristica. L'effigie di Giovanni Axerio, benefattore della regione qui di Rima. Nuovo alpeggio. Eccolo là, colle del piccolo altare. Ciao. Rima, fondovalle. Cascata di questa mattina, la rivedo. Quasi a Rima, ultima panoramica su Monte Tagliaferro.